L come Lancer, originario della penisola scandinava e appartenente al gruppo 2 dei cani molossi. È un cane molto poco conosciuto, io ci sono particolarmente affezionata in quanto fa parte della mia famiglia. Viene spesso scambiato per altre razze, a volte mi dicono che sembra un San Bernardo, altre volte un Terranova e qui ci si avvicina un po' perché comunque è molto simile al suo cugino canadese. Nasce come cane da salvataggio in acqua ed è fedelissimo e attaccatissimo alla famiglia, estremamente docile di carattere ma comunque molto ingombrante perché di taglia gigante. Da un punto di vista di alimentazione, il Lancer non ha delle richieste particolari, è un cane che in genere ha buon appetito, però dobbiamo considerare che si tratta di un cane di taglia veramente gigante. Quindi benissimo se vogliamo fare un'alimentazione casalinga, ma è fondamentale che sia correttamente bilanciata, che sia un'alimentazione completa, soprattutto durante le fasi di accrescimento. Stiamo parlando di un cane che raggiunge un peso veramente notevole, quindi è importante che nelle fasi di crescita, che sono fasi così delicate, teniamo in considerazione i fabbisogni e quindi facciamo formulare una dieta che sia veramente su misura per loro. Se anche tu hai scelto come compagno di vita questo gigante buono poco conosciuto, metti una sua foto nei commenti e facci sapere cosa gli piace mangiare.